Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Sappiamo bene quanto la voce possa fare qualcosa di importante anche nell'ambito del sociale, della solidarietà e della prevenzione, se poi è quella di Luca Ward. L'attore e grande doppiatore la presta alla campagna In famiglia all'improvviso combattiamo insieme il tumore del polmone, promossa da MSD Italia con il patrocinio di Salute Donna Onlus, Salute Uomo Onlus e Walch, per informare e sensibilizzare sempre più persone su un tema delicato e complesso come l'impatto di una malattia sulla famiglia e nelle sue dinamiche. Ma sentiamo come Luca Ward ne ha parlato nel corso della conferenza stampa alla quale Voci.fm non poteva mancare. Io vivo in un ambiente, lavoro in un ambiente che è quello dello spettacolo, dove principalmente se qualcuno si ammala di un tumore è portato a non dirlo, perché in automatico viene un po' messo da parte. Come se fosse già inagibile, no? E questa è una cosa assolutamente sbagliata. Ho sempre pensato che fosse un atto quasi criminoso, criminale. Noi non siamo portati a raccontare le nostre malattie. Ce le teniamo per noi perché è bene non dirle. Io sono cresciuto così. Mio padre per primo mi disse questa cosa: se ti ammali non lo dire, a meno che non è proprio visibile la tua malattia, ma cerca di non dirlo. E quindi questo progetto, che è nato per caso, poi oltretutto io sono stato contattato per caso, mi ha aperto, diciamo, una possibilità. Dico, bene, ho sempre pensato, ho sempre lottato contro questa cultura sbagliatissima, e questo progetto va nella direzione, appunto, che io mi auguro poi sia la direzione giusta, cioè quella che un malato possa dire tranquillamente di essere malato e di non essere quindi emarginato, escluso. E il racconto, questi sono racconti veri, studiati, messi appunto molto bene da persone che sanno scrivere e che scrivono molto bene, raccontati anche, se volete, con leggerezza, con anche delle cose anche belle, spiritose, che però ti fanno entrare in quella dimensione. Noi sani, noi che per fortuna, ringraziando Dio, non abbiamo patologie, ci fanno entrare in quella dimensione, in maniera però diversa da quella che usiamo vedere oggi, no? Non è facile affrontare la malattia, un amico che ce l'ha, un fratello, un parente. È veramente difficile, veramente pesante. Questo progetto, secondo me, ci porta nella direzione, insomma, sperata, quella di allargare, quindi di essere comunque accoglienti verso chi vive la malattia, per sfortuna, perché non è che ha deciso di ammalarsi. L'accoglienza, secondo me, manca ancora oggi nei confronti del malato, l'accoglienza. Dice, ma lo sai che quel signore là, te lo ricordi, c'ha un cancro, oddio, subito, no? Questo terrore infinito di questa parola, no? No, invece noi la dobbiamo combattere. Di fronte a una malattia, soprattutto a malattie non curabili, si diventa dei combattenti, si diventa dei soldati, perché soltanto così devi prenderla di petto, devi andare avanti, devi essere forte. Mia figlia, che è stata colpita da questa malattia, la sindrome di Marfan, mia figlia ci dà una forza enorme, un'energia potentissima. Certamente la malattia ti rende più responsabile, ti rende più fermo, più attento, ovviamente, questo sì. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.